Un saluto a tutti da Snowkills e bentornati in un nuovo video su Caster Clash. In questo video andremo a vedere Mago Spirituale e a parlare un po' di lui e di cosa è capace in tutte le modalità. Partiamo dal dire che questo eroe si ottiene al raggiungimento delle 50.000 gemme e possiamo andare a vedere subito la sua skill. Allora, infligge il 340% di danno a 9 bersagli casuali nelle vicinanze. Vuol dire che appena si riempie la barra di energia va praticamente a creare 9 sfere che infliggono il triplo e mezzo quasi del suo danno a 9 bersagli casuali, che siano sia strutture che eroi. I suoi attributi possiamo notare che sono: l'attacco è davvero elevato, 10.600, ovviamente è alla decima stella della seconda evoluzione, e 77.600 HP, che sono davvero pochissimi. Infatti, da eroi al suo pari livello, diciamo, viene quasi sempre ucciso in pochissimo tempo. Come talento, io consiglio vivamente, ovviamente, è il più logico da usare, è Dio della guerra, appunto, perché questo eroe è davvero un eroe molto arcade. È molto di danno, non fa nient'altro. Infatti, possiamo notare che quasi tutti gli eroi hanno all'interno della loro skill un buff. Per esempio, lo stun velocizza tutti, ha lo stun anche lui, silenzio, rallentamento Babbo Natale. Cupido, ovviamente, è il buff di Cupido, aumenta energia. Anche Vlad ha uno stun. Pixie ha nella skill dispersione e così via. Anche questo rallentamento. Quasi tutti hanno un buff all'interno della loro skill. Mentre il mago fa solamente danno, lui sta lì, tira queste sfere, fa malissimo e nient'altro, nulla più. Quindi va difeso dal suo team e lasciato lì ad attaccare per quanto più tempo possibile. Come velocità di movimento non è alto, mentre la velocità di attacco è ottima, di un attacco ogni secondo. Come emblema gli ho dato Furia per aumentare leggermente la velocità dei suoi attacchi e come artefatto gli ho dato Ascia di Guerra in modo tale da aumentare il critico e tutto quanto annesso e connesso. Possiamo andare a parlare un po' di come se la cava in tutte quante le varie modalità all'interno di Castle Clash. Allora, nei raid, nelle spedizioni e anche soprattutto nella guerra tra gilde, io lo uso e sicuramente è un validissimo eroe, in quanto appunto per il suo elevato danno riesce a essere davvero efficace contro gli eroi nemici, a distruggere velocemente le strutture e riuscendo ad oltrepassare i muri senza girarci intorno, in guerra, usato verso la fine, riesce magari a distruggere proprio quegli obiettivi che non si erano riusciti a raggiungere con altri eroi che si muovevano a piedi. Nei dungeon possiamo dire che vale lo stesso identico discorso che vale per i raid e le spedizioni, in quanto avendo un elevatissimo danno e non avendo tempo di ricarica, riesce a skillare molte volte, sotto il buff di Zucca ovviamente, riesce a skillare molte volte distruggendo parecchie strutture, in quanto appunto la sua skill ha un danno molto elevato, quindi killando più volte riesce a distruggere il dungeon in tempi davvero ridotti. In arena io lo uso, nonostante la sua lentezza, risulta un ottimo eroe in questa modalità. Perché? Perché andando a colpire, se passiamo per esempio da una corsia diversa da quella degli avversari, colpendo l'obiettivo va a skillare sui nemici quasi sempre uccidendoli in un solo colpo. E quindi risulta un eroe sicuramente valido in questa modalità anche quando ci si trova a scontrarsi nella stessa corsia che hanno scelto gli avversari. In arena perduta direi che se lo abbiamo non può mancare. Io l'ho messo addirittura nella squadra più forte che ho perché ha un danno davvero elevato e quindi non si può rinunciare a questo eroe. Sempre e comunque da mettere nelle retrovie. Diciamo che i nemici non devono mai arrivare a colpirlo, altrimenti ciao ciao maghetto. Nelle ondate prova eroe se la cava bene, in quanto venendo protetto, come nel mio caso, dalle strutture, riesce a fare malissimo e per ogni attivazione di skill fa sparire tutti quanti gli eroi che sono nelle vicinanze o comunque all'interno della mappa, quindi sicuramente consigliato all'interno di una squadra difensiva. Altra storia invece sono le ondate mostri siano. Infatti in questo caso, venendo attaccati da più ondate successive di eroi, quasi sicuramente si ritroverà il mago a essere scoperto e istantaneamente ucciso in quanto davvero non ha HP. Quindi per quanto riguarda questa modalità, io vi sconsiglio di usarlo.
Per quanto riguarda i plateau, è un po' sconsigliato da usare, così come barba bianca, in quanto se si viene colpiti da un po' di sfortuna si rischia di colpire qualche eroe in giro per la mappa che ha fodero della spada e l'eroe istantaneamente muore. Quindi vi sconsiglio di usarlo in questa modalità. Nei canyon vale un po' lo stesso discorso che vale per le ondate mostri siano, in quanto venendo colpiti da più ondate di eroici si troverà facilmente che qualche ondata va a ingaggiare proprio sul mago, quindi è facile che verrà ucciso o che comunque non arriverà alla fine del combattimento, quindi anche nei canyon vi sconsiglio di usarlo. Per quanto riguarda il Regno Perduto, io non lo uso perché nonostante il suo elevato danno non risulta efficace per esempio contro il boss o comunque contro altri giocatori che nel conquistare i vari altari usano sicuramente tank o eroi che vanno facilmente a debuffare o comunque a uccidere subito il nostro mago. Quindi in linea definitiva, sia perché non ha attacco ad area che si ripete più volte, ma colpisce solo più nemici, se lo avete pochi eroi ovviamente ci sta, altrimenti ci sono tante altre scelte migliori del mago spirituale qui all'interno del Regno Perduto. In definitiva, il mago spirituale è sicuramente un eroe che io definisco forte anche se è molto sbilanciato nella fase offensiva, e come tutti sanno, quando c'è un eroe sbilanciato da una parte logicamente sarà molto forte ma molto debole in un'altra, infatti non ha praticamente difesa. Quindi usato bene nei posti giusti risulta davvero un eroe efficace, ma se messo nel posto sbagliato o comunque se avviene un po' di sfortuna o viene ingaggiato lui, la sua vita non dura davvero nulla. Per questo video è tutto, se vi è piaciuto lasciate come sempre un like e commentate. Un saluto a tutti da Snowkills e noi ci vediamo nel prossimo video.